grazie per essere venuti alla presentazione di Sinistra Israele, il libro di Fabio Nicolucci, che ringrazio l'onorevole Fiano, la Web TV Piero da Saronno che fa le riprese di questo dibattito, il sindaco che è venuto a trovarci, dopo chiederemo di darci l'opinione sul fatto di questa sera. E chi è già venuto a qualche evento organizzato dal Circolo Pertini sa che ci piace iniziare raccontando perché si è voluto organizzare questo tipo di evento, perché si è scelto questo tema. Si è scelto questo tema perché siamo convinti che Israele in Italia sappia poco del suo popolo, della sua storia e della sua cultura politica. Si sa poco, ma siamo un sacco di giudizi, un sacco di opinioni, pur sapendo poco, che spesso pregiudizi, non solo giudizi, che portano spesso, soprattutto a sinistra, a interpretare, a guardare con lenti sbagliate a Israele, troppo spesso solo con le lenti del conflitto israelo-palestinese e comunque da punti di partenza che possono stravolgere questa visione, e quindi ci sembra giusto discutere con chi conosce, con chi ha studiato da sinistra Israele, per capire cos'è Israele oggi, cos'è stato e cosa è cambiato nel rapporto tra Israele e sinistra nella storia. E ci sembra interessante anche parlare di politica internazionale, perché adesso infilo una serie di banalità, ma sappiamo tutti che la globalizzazione, la politica internazionale e la politica interna, i confini tra le due cose sono estremamente sfumati. Addirittura, se pensiamo al Mediterraneo, qui Israele è uno dei fulcri degli equilibri del Mediterraneo, ha un'influenza diretta addirittura nella politica locale, lo vediamo con l'immigrazione, con tutti i vari problemi che sono causati da quello che accade sulle sponde del Mediterraneo. E quindi anche discutere a livello locale di politica internazionale serve a capire i fenomeni che attraversano anche un territorio locale come questa è quella di Saronno. Cominciamo a parlare del bellissimo libro di Fabio. Un libro che apre con la storia dei rapporti tra sinistra e Israele. Sul libro c'è scritto: dalle radici comuni al rancore reciproco. Perché questa è una storia che inizia, è una storia comune, e che in un punto soprattutto, che è la guerra dei sei giorni del 1967, è una svolta. E fino ad arrivare ad oggi definisce ancora reciproco, un'incomprensione di fondo tra Israele e la sinistra europea. Come è successo che dalle albori del sionismo ad oggi sia cambiato così tanto questo rapporto? E grazie tanto dell'invito e anche della serata che è partecipata. In questi tempi non è banale organizzare un dibattito anche su un libro, per di più. Grazie a Riccardo e al Circolo Pertini per l'organizzazione, a voi di essere intervenuti. Cerchiamo di valorizzare questa serata. Come è accaduto? È una storia di famiglia. Il libro è diviso in tre parti. La prima parte è un racconto, non è un libro storico, è un libro di cultura politica, quindi tutte le critiche al metodo storico, all'insufficienza, alla campionatura scelta per descrivere i rapporti storici tra sionismo e socialismo sono naturalmente tutte fondate. Però è il racconto, la prima parte, di quanto stretti fossero questi rapporti familiari. In effetti il socialismo e il sionismo nascono quasi insieme, la cosa è anche comprensibile perché il sionismo nasce con un movimento di liberazione nazionale, di emancipazione nazionale, di una minoranza, e questo è nel cuore del socialismo, della stessa del socialismo, l'emancipazione degli oppressi o delle persone che rivendicano un posto nel mondo. E questa storia è una storia di famiglia dove si fila d'amore d'accordo fino a un certo punto, anche in circostanze durissime come la seconda guerra mondiale e la Shoah, dopodiché a un certo punto voglio raccontare questo nel libro, uscito per farvi capire il grado di densità di socialismo, del sionismo. A un certo punto l'emiro Hussein, il mufti di Giordania, insomma dei territori che a quel punto erano sottomandato, il mandato britannico,
di fronte all'immigrazione prima del 1936, l'immigrazione socialista, soprattutto quella della seconda Aliyah, 1904-1909, che era composta per lo più da quattro socialisti e comunisti, a un certo punto arriva a Londra e va da Churchill, il ministro delle colonie, e sbotta dicendo: ma insomma, fate qualcosa, qui arrivano un sacco di comunisti, di socialisti, non è possibile, mettono in pericolo il latifondo arabo, i padroni arabi, perché poi c'è, cioè, uno dei paradossi è che spesso gli arabi erano altri comunisti, sfruttavano i fellahin, fate qualcosa che destabilizza con le loro idee radicali questa terra che è stata guida per secoli. A un certo punto questa storia, dopo la Shoah, quando Israele e il sionismo si fa stato, cominciano, diciamo, banalizzando, cominciano delle dinamiche statali, si direbbe oggi geopolitiche, che producono, con lo schierarsi, le farsi delle alleanze, seppur Israele si incastona nell'Occidente, seppur l'Unione Sovietica è stata decisiva per la nascita dello Stato di Israele all'ONU, ricordo che è l'unico Stato nato da un voto dell'ONU, questo a proposito di chi poi ne contesta la legittimità, ancora oggi, è l'unico Stato nato da un voto formale dell'ONU, due terzi, e l'Unione Sovietica fu fondamentale nel Consiglio di Sicurezza con i cinque voti di Consiglio dell'Unione Sovietica di Stalin. Con il farsi potenza dell'Unione Sovietica, il farsi impero, e quindi con logiche della guerra fredda, le strade si divaricano. A un certo punto nel 67 Israele compie una guerra preventiva rispetto alla guerra d'attrito condotta dagli stati arabi sui propri confini, ha uno straordinario successo militare, tanto da far temere, o far pensare a un po' di militarismo, conquista dei territori. E questa cosa, diciamo, l'Unione Sovietica si schiera con i paesi arabi e condanna la cosa, la complottura cominciata, diciamo, anche prima con la congiura dei camici bianchi di Stalin, sempre per motivi di politica interna, perché aveva fatto fuori tutti i suoi compagni competitor, diciamo, interni, che erano quasi tutti ebrei, peraltro, e questa storia è raccontata. Ma insomma, nel 67 si schiera con i regimi arabi e il PC, la sinistra italiana, io qui intendo essenzialmente quella che viene dal Partito Comunista. Abbiamo avuto un dibattito, quando sono arrivato Riccardo mi ha chiesto, venendo in treno a Salone, ma perché non hai parlato del Partito Socialista, anche dei rapporti con l'OLP? E io gli ho spiegato perché, non essendo un libro storico sui rapporti della sinistra, ma un libro sull'Occidente, a me interessava la concezione dell'Occidente della sinistra. E la sua inadeguatezza e incertezza collocarsi nell'Occidente e quindi avere un rapporto con Israele che è l'Occidente dell'Occidente, così definisco nel libro. Non si può che passare per Israele se si vuole avere un rapporto con l'Occidente, con se stessi, quindi questa è la tesi della seconda e terza parte. E gli ho detto, vedi, il PC, questa per motivi di scelta di campo, che nascono nel 67 di guerra fredda, questa scelta occidentalista non la fece mai fino in fondo, nonostante il percorso anche riformista, eccetera, eccetera. E questa incertezza nell'identità occidentale di quelli che vengono dal PC, come me peraltro, che mi interessava studiare e in rapporto con Israele. Il PSI aveva già un'identità atlantica, certo, aveva dei rapporti con l'OLP molto stretti, Craxi in particolare, perfino più stretti del PC, ma non essendo in questione l'identità occidentale e atlantica, non è il tema del libro e quindi non è un tema, ed è il motivo per cui si parla della sinistra. Quando parlo della sinistra e della PC, perché in realtà si parla dell'Occidente. Ecco, questo è. Da allora quella frattura non si è più composta, questa storia di famiglia si è spezzata. E per concludere questa prima risposta a questa domanda, poi spero chiunque voglia intervenire o anche interrompere, benvenuto, il libro l'ho scritto per discutere, quindi diciamo il motivo della serata di stasera è quello, quindi sentitevi liberi in qualunque momento. E, a un certo punto il libro si conclude dicendo, se la sinistra di questo tipo vuole trovare veramente finalmente un'identità adeguata alla globalizzazione di oggi, e quindi si vuole definire, si deve definire finalmente occidentale, deve passare per Israele.
e che è l'Occidente dell'Occidente per i motivi descritti nella seconda parte, anche di cultura politica, ma anche l'uso della Torah come testo politico, c'è tutta una parte molto concettosa, molto di contrattualismo, insomma anche un po' pallosa se volete. Se vuole però avere un rapporto con Israele, deve riconoscere una cosa che è alla base dei pregiudizi e delle devianze, delle incertezze di oggi nel rapporto con Israele, cioè non deve abbandonare l'equidistanza. Non parlo solo del conflitto arabo e israelo-palestinese, ma anche del rapporto con Israele. Israele non è un paese terzo come la Birmania, e quindi la Birmania e il Laos si fanno la guerra e smettete, fate la pace, noi siamo un paese terzo. No, Israele è l'Occidente, parte della nostra famiglia. Allora, riconoscere questo significa che tu puoi avere, è intanto importante per la sinistra, perché se tu, come sa, insegniamo un altro ebreo, Freud, se tu rimuovi i dati di fatto, essi tornano sempre. Quindi non puoi dire a tuo fratello che non è tuo fratello, a tuo padre che non è tuo padre, colpisci te stesso più che a tuo padre o tuo fratello. Israele sono fratelli, parte dell'Occidente come noi. A quel punto però, questa è un po' la tesi politica del libro, se si fa questo passo di riconoscimento di legami e quindi si abbandona l'equidistanza anche nel conflitto israelo-palestinese, ma non solo, il che non vuol dire poi essere contro la pace, ma anzi essere per la pace, se si abbandona l'equidistanza e si conosce questa storia di famiglia, questa parte della stessa famiglia, a quel punto si possono, se questa è la tesi del libro, criticare con più forza le politiche, perché quello che succede oggi, e concludo, è che la sinistra italiana e europea spesso è afona, perché vuole criticare l'insegnamento, vuole criticare le colonne, ma se non opera un riconoscimento dell'attore per quello che è, cioè una parte della tua famiglia, l'attore del settembre si è disconosciuto, si indebolisce la sinistra israeliana e si dà l'alito da non ascoltare nessuna parola, anche saggia, sul tema delle politiche, perché c'è un disconoscimento di base e chiunque abbia fatto un litigio familiare sa benissimo, la propria moglie per esempio, sa benissimo che se dici tu non sei mia moglie impedisce qualunque scontro o qualunque avanzamento o dialogo sul tema delle politiche. Se invece fa questo passo, a quel punto si avrà più forza nel criticare le politiche, perché così come io non mi sono mai sentito non italiano quando da non berlusconiano andavo in giro nel 2001-2006, cioè nella fase del berlusconismo egemone, fuori dall'Italia per lavoro, non mi sarei mai sognato di dirmi non sono italiano, così non si può confondere la politica di un paese con il governo. Questa è la base del libro. Grazie Fabio. Emanuele, direi intanto di darci una sua opinione sul libro che conosce bene, visto che sapete ha presentato questo libro più volte. Chiederei anche, visto che so che l'onorevole Fiano ha anche vissuto in Israele in un kibbutz per un anno tempo fa, quali erano le sue opinioni su quello che oggi è la sinistra in Israele? Cioè, dopo dal 77 ad oggi la sinistra in Israele ha governato su quasi 40 anni per pochissimi anni, a parte il passaggio di Rabin, che è importantissimo dal punto di vista storico. L'egemonia della destra è stata dirompente da 7 in poi sulla società israeliana. Qual è come vede lui dal suo osservatorio, dal clima, anche da membro della comunità ebraica, su quale può essere il futuro della sinistra israeliana e in generale, sia dal punto di vista diciamo più prettamente elettorale, ma anche nella società diciamo più in generale? Grazie dell'invito intanto. La risposta alla domanda specifica è che la sinistra israeliana è direi purtroppo una sinistra abbastanza tradizionale, anche se penso a quello che sta succedendo nel centro-sinistra italiano, la stagione che stiamo vivendo noi. Il corpo centrale della sinistra italiana era il Partito Laburista, il partito sostanzialmente fondatore dello Stato, egemone nella classe dirigente israeliana fino agli anni 70 del secolo scorso e fino ancora all'ultimo presidente dello Stato, Shimon Peres. E
non ha, sostanzialmente io direi non ha superato lo spoglio della sconfitta del tempo della pace, degli accordi di Camp David. A questo proposito va detto però che quella sinistra, la sinistra di Rabin e di Peres, è stata sconfitta da un omicidio prima di tutto. Poi ci sarà, e c'è anche un ritardo probabilmente diciamo culturale, ma un fatto che ricorda più l'inizio del secolo scorso in Europa, gli omicidi che produssero guerre o fermarono classi dirigenti politiche. L'omicidio di Rabin ha sostanzialmente fermato una generazione che era stata la giovanissima generazione di fondatori dello Stato, che poi aveva guidato lo Stato nella ricostruzione, nella crescita fino appunto al 1977, che è la vittoria di Begin, la prima vittoria del centro-destra interno di Likud, e poi non ha, che è stata capace di interpretare la stagione del dialogo, del riconoscimento dell'ONG di Arafat, dell'inizio dei percorsi di pace con gli accordi di Oslo, del mutuo riconoscimento, che sono in fondo gli anni migliori che ci si ricordino, sia per la crescita della società israeliana, sia per la crescita della società palestinese, che sono peraltro anni dove possiamo anche dire che c'è una sconfitta dell'integralismo in tutti e due i campi, anche sul versante più politico. Non sono gli anni di massimo fulgore di Hamas, perché sono gli anni in cui invece l'ULP di Arafat dimostra di essere in grado di essere vicino ad un accordo complessivo e che sta portando pace e sviluppo al suo popolo. E ho l'impressione che poi da quell'omicidio in poi sia stato difficile riprendere il filo di un discorso, anche perché in Israele, come in tutto il resto del mondo, sicuramente quello occidentale, ma non solo, hanno avuto una vita difficile, diciamo, le configurazioni politiche, i partiti politici prettamente ideologici, e quindi anche in Israele poi ci sono state risultati elettorali che hanno necessitato di governo di unità nazionale, con un annacquamento della caratteristica laburista. Ci sono stati governi in cui Barak è stato al governo con il centrodestra, e fino ad oggi, perché poi negli ultimi due anni, con l'ultima intifada, l'ultima guerra di Gaza, c'è stato un risveglio del campo della pace israeliano, non certo dei laburisti, che sono ridotti ai minimi termini, si sono frantumati due o tre tronconi. C'è stata anche in Israele una stagione, anche quella segnata purtroppo da una morte, prima da un coma, di tentativo di un centro politico che separasse le ali estremiste e non favorevole al processo di pace, processo che vide la nascita di Kadima, un partito difficilmente collocabile da un punto di vista ideologico, molto collocabile da un punto di vista pratico, perché credo che in questa formazione fece parte anche Sharon, e con Sharon anche l'uscita dell'esercito e degli insediamenti da Gaza. Il progetto era quello di un progetto molto molto pragmatico, cioè di giungere finalmente ad una pace definitiva, una possibilità che Israele spiegasse le proprie potenzialità, e i palestinesi anche nel loro campo, nella loro nazione, liberandosi per esempio da occupazioni sia ingiuste che terribilmente onerose dal punto di vista del vite umane. Poi questo processo di alleanza tra Kadima e laburisti fallisce anch'esso per l'ictus che colpisce Sharon, che poi è durato quasi 10 anni, morto da pochissimo. Dopo di allora, e qui veniamo alla seconda parte della risposta, è tornata fuori sostanzialmente un'attitudine della destra israeliana, che è quella di mantenere sempre irrisolto il tema del rapporto con i palestinesi, non solo per propria responsabilità, ma io credo che ci sia anche una scelta tattico-strategica, e quindi tenere sempre molto alta la tensione, senza interrompere il dialogo, senza però arrivare a una soluzione. E anche però un quadro del quadrante medio orientale che è molto cambiato, di cui ovviamente Fabio parla, perché la formula caratteristica con cui i laburisti di Rabin e di Peres inaugurarono la stagione dell'accordo di Oslo
territoriale che, se non fosse stato risolto, se non verrà risolto, non porterà mai alla pace. Cioè, il contendere, oltre ovviamente a tutte le considerazioni politiche che anche nel libro ci sono su quel conflitto, ma o si restituiscono i territori palestinesi, si permette ai palestinesi di costruire il loro Stato, i palestinesi mutualmente riconoscono Israele e assicurano la loro sicurezza, o questa pace non verrà mai. Su questo nesso Rabin mise in gioco tutta la tradizione laburista e arrivò al punto in cui arrivò. Dagli anni 90 a oggi, il quadro è sicuramente molto cambiato. Una delle caratteristiche principali per cui è cambiato il quadro mediorientale è che non vi è solo un contenzioso tra palestinesi e israeliani sui territori occupati nel 1967. Vi sono nuove categorie, nuovi attori nel quadrante mediorientale. Penso alla lunghissima stagione di leadership sciita in Iran di Ahmadinejad, il suo successore, al disegno di quella leadership di annullamento di Israele. Penso alla presenza di Hezbollah nel sud del Libano, e parimenti ad un disegno di annullamento, di annientamento di guerra in Israele. Penso anche alla vicenda di Hamas, che è una vicenda diversa da quella dell'OLP di Arafat, che è una vicenda dove la religione ha un ruolo diverso, ma che continua anche dopo che un contenzioso diretto territoriale con Israele non c'è più. Ho citato questo perché ovviamente questo tipo di conflitti, che poi appunto le loro esplosioni, la guerra di Hezbollah e Israele, si è conclusa con l'armistizio che nel periodo del governo Prodi, ministro degli esteri D'Alema, la conferenza di pace, l'interposizione della forza internazionale con l'Iran non si è mai fermata, fino all'ultima stagione, l'ultimo dicembre, la guerra in Iraq e la vicenda del califfato dell'ISIS. Tutte vicende, diciamo, di configurazione di nemici forti e mortali dello Stato di Israele, che esulano, diciamo, comunque che hanno una caratteristica, un territorio di scontro molto diverso da quello del conflitto israelo-palestinese, che era anche la radice culturale caratteristica del disegno di pace che avevano nel proprio animo i leader della sinistra israeliana. Per cui forse il punto più negativo di quella parabola della sinistra israeliana è quando, io ricordo molto bene perché ero in Israele in quel periodo, la manifestazione dei 500.000 israeliani che fermò la guerra del Libano del 1982, la manifestazione in piazza Tel Aviv, e la manifestazione del movimento della pace, di pace adesso, durante la guerra di Gaza, raccolse a Tel Aviv perlomeno una di quelle manifestazioni 1.000 persone. Questa parabola, diciamo, prima della certezza che una stagione laburista di centro-sinistra in Israele avrebbe potuto prima fermare la guerra e poi portare alla pace con i palestinesi, che ricordo quando diciamo guerra in Libano, a quell'epoca i palestinesi erano nel sud del Libano, la loro presenza nel sud del Libano, tutte le vicende che conosciamo, Beirut, Sabra e Shatila. E mentre invece al tempo dell'ultima guerra di Gaza, intanto la sinistra israeliana è molto ridotta ai minimi termini, e in secondo luogo si è molto accentuata nella popolazione israeliana una sensazione di pericolo mortale, l'idea che si debba comunque intervenire, che si dovesse comunque intervenire. Poi, diciamo, io ho avuto delle opinioni anche espresse sulla guerra di Gaza, ma questo facevo per raccontare una parabola che c'è stata. Ovviamente poi mi fermo, il libro di Fabio Nicolucci, lo dico per presentare un libro che io apprezzo moltissimo e dico sempre, scusandomi con Fabio che invece è un analista di politica, ma che lui ha scritto molto della mia storia personale, perché in quel libro c'è descritta bene la parabola di chi come me, un uomo di sinistra, profondamente di sinistra e anche profondamente ebreo, militante, diciamo, della sinistra israeliana italiana e anche amico e collaboratore della sinistra pacifista israeliana. E io ovviamente ero bambino, ma Fabio racconta di quel momento della rottura tra il Partito Comunista Italiano che appoggiava Israele come esito anche della Seconda Guerra Mondiale, con il
Partito Comunista legato all'URSS, che fu il primo paese a votare favorevolmente nella votazione dell'ONU del 1947 per la creazione dello Stato di Israele, sia per una matrice socialista collettivista che aveva questo Stato, ma sia anche come esito di un movimento di liberazione di un popolo che in più veniva fuori dalla Shoah, dallo sterminio nazista. È così legato alla mia storia questo libro, cioè a come alcuni di noi che sono contemporaneamente militanti e magari anche dirigenti oggi della sinistra italiana abbiano combattuto, diciamo, una battaglia a volte un po' di spaesamento, sia nel mondo ebraico perché si capissero le ragioni della sinistra, perché bisognava comunque sempre essere dalla parte del centro-sinistra, sia nel mondo del centro-sinistra sul perché e come si dovesse parlare di Israele, che io ho portato qui un libretto che ho scoperto che Fabio non aveva sotto mano, un libro storico. Franco Fortini è un letterato italiano molto noto, poeta, scrittore, ed è della mia famiglia, cugino primo di mia mamma. Suo padre e mio nonno erano, suo padre era un avvocato fiorentino, noto avvocato fiorentino antifascista, mio nonno fu imprigionato, fu arrestato dai fascisti insieme a mio padre, ma mio nonno, questo è il nonno materno, ebbe la fortuna di avere appunto suo fratello Dino Lattes, che era il padre di Franco Fortini, che lo tirò fuori perché era un avvocato molto bravo e riuscì con dei trucchi, con un'ambulanza, che era fuori dal carcere del Murato. Invece mio padre non aveva nessun fratello avvocato e quindi fece il suo viaggio dal carcere del Murato fino ad Auschwitz con la sua famiglia. E proprio nel 1967 questo Franco Fortini, che era già un intellettuale, diciamo, organico della sinistra italiana, scrisse e fino ad allora vicino anche alle regioni di Israele, esattamente come nel percorso che Fabio descrive della storia del Partito Comunista, scrive questo libro di durissima critica alla guerra dei sei giorni nei confronti di Israele, che si chiama I cani del Sinai, ed è del 67, per noi in famiglia, forse per quello che io lo conosco meglio di altri, ma io l'ho scoperto dopo da grande. E un'altra mia cugina, Fiamma Nira, che poi è stata da una parte diversa da me nel Parlamento, deputata di Forza Italia, qui del PDL, e giornalista oggi abita in Israele, anch'essa di famiglia comunista, perché i miei zii erano comunisti e Fiamma era comunista a quell'epoca, scrive a un certo punto firma, credo, un manifesto contro Israele, Franco Fortini, e mi ricordo questo passaggio di questo libro, perché questo libro poi segnò per molti anni una rottura con la mia famiglia, non con me, con quella parte di famiglia fiorentina. E lui dice proprio: parenti ebrei fanno sapere di meravigliarsi del mio silenzio pubblico e lo deplorano. Il silenzio pubblico sulla vicenda della guerra dei sei giorni. La loro meraviglia è il primo movente, ma solo il primo di questi appunti, e questi appunti sono quelli in cui lui spiega il perché, diciamo, descrive per la prima volta per se stesso e poi lo pubblica, secondo lui, la natura violenta della creazione dello Stato di Israele, quindi il torto sostanziale di Israele di esistere. Una mia nipote, che è la Fiamma, si trova sempre vicino al confine siriano. La Fiamma era partita, direi 22enne, da Firenze, diciamo attivista del Partito Comunista, è andata ad aiutare in senso civile, perché non era militare, nei chinizini di confine della popolazione. Si trova sempre vicino al confine siriano, dove si è sparato, parentesi, tornerà a sale e salva. Telefono per notizie e telefona alla mia zia, la Wanda Lattes, che è la sua mamma. Le prime parole non sono però per comunicarmi una comprensibile agitazione, ma per chiedermi se è vero quanto si dice in giro, che mi sarei pronunciato contro Israele. Rispondo di non essermi pronunciato in alcun modo e intendo che la risposta è poco gradita. E qui, diciamo, io posso testimoniare della mia famiglia quanto ci fu e quanto succede ancora. Adesso poi, insomma, le mie posizioni sono note, non ho subito di queste rotture, ma quanto succede ancora che nel seno
del liberalismo ci siano state rotture dovute alle posizioni politiche esterne e quanto sia successo a volte invece nel seno della famiglia, della sinistra, del centro-sinistra italiano, che su queste questioni ci siano rotture o incomprensioni. E peraltro, e chiudo, anche in questi giorni in cui in Parlamento si dovrà discutere la mozione sul riconoscimento alla Palestina, nel PT si aprirà una discussione non indifferente. Grazie mille. Se ci sono domande, interventi o spunti dal pubblico, ovviamente sono ben accetti. Già, scritto benissimo. Prego. Mi chiamo Cesare Di Giacomo. Io sono stato militante del PC, poi PD, dal 57 fino al 2008. E militante nel senso che ho fatto attività di sezione costante, attività politica costante, e mi ricordo bene qual è stata la posizione del partito su Israele. È stata sempre una posizione, diciamo, di ambiguità, nel senso che ogni volta che si è cercato di porre il problema del comportamento di Israele, del governo di Israele in Palestina, si è sempre risposto: ma no, ma è un problema difficile, ma non va affrontato, poi vedrete che prima o poi faranno la pace, ci sarà la pace, e di questa cosa non se ne parlerà più. E credo che questo sia uno dei crimini del Partito Comunista, perché se il Partito Comunista italiano, e suppongo anche il Partito Comunista francese, nel quale mi sembra che non ci siano state delle differenze rispetto a quello italiano, avesse imposto a Israele il rispetto delle risoluzioni dell'ONU, non inventarsi delle critiche, dei pregiudizi, ma dire: questa è l'ONU, tu devi rispettare le risoluzioni. Come si faceva a essere entusiasti, come chiede Fiano, e appoggiare senza se e senza ma, come dice un sito che sta su internet, il governo di Israele, con 70 risoluzioni che l'ONU ha fatto contro il comportamento di Israele, con crimini verso l'umanità e crimini di guerra? Io mi ricordo Libertini, che è stato nell'82 in Libano dopo la strage di Sabra e Shatila. Libertini tornò e disse: Sharon andrebbe portato davanti a un tribunale per crimini di guerra. Non l'ha fatta. Leggete le cose, e cioè, non leggete soltanto quello che chiamo, leggete anche ogni mattina Gimini, e vedrete che non sono state fatte le cose. Sabra e Shatila furono ciò che erano i campi profughi dove si erano rifugiati i palestinesi, che scappavano perché gli israeliani gli prendevano le case e gli sparavano addosso. Furono una guerra, non era una guerra, era una persecuzione, perché era l'esercito di Israele contro la popolazione. Israele chiuse i campi di Sabra e Shatila e permise ai maroniti di entrare dentro e massacrare 3.000 vecchi, donne e bambini, dopo che il governo degli Stati Uniti aveva convinto Arafat a portare via i militanti dell'OLP da Sabra e Shatila e portarli in Tunisia. Di fronte a comportamenti di questo genere, un partito che si dice comunista e internazionalista e che diceva: sì, ma la pandemia dei problemi poi si risolveranno, questo è stato un autentico crimine del partito dove io militavo. E veramente mi dispiace di non aver fatto niente. Se potessi ritornare indietro non farei la stessa cosa. Mi batterei perché ci fosse stata una posizione netta e precisa. Adesso qual è la situazione? Perché d'altronde l'avete sentito, l'esposizione è quella che è. La sinistra non esiste più in Israele. Non esiste più questa attività di pace. Perché Israele continua a riempirsi di coloni che entrano e occupano le terre dei palestinesi. Ora, voi ditemi una cosa: quando uno Stato è fatto di coloni, quando ci sono delle elezioni, chi è che vince? Ma voi vincete un partito di sinistra che vuole ridare, che voleva fare i sacramenti, voleva ridare territori in cambio della pace? Non succederà mai, perché la maggioranza è quella di coloni. Ormai la situazione è così deteriorata, non ci sarà più possibilità di avere pace. Questa è la verità. No, non sapere se dava i numeri dei coloni. Se mi dava i numeri dei coloni rispetto alla popolazione. Ricordate, volevo dire quello che ha detto lui, perché
Vorrei intervenire su quello che ha detto lui, perché io posso dire che sono d'accordo con quello che sta dicendo lui, perché questa è una tradizione di una certa sinistra italiana, che non so come si può giudicare bene o male, però è la tradizione di una certa sinistra italiana. Però non sono d'accordo con lui sui toni usati, perché io, ad esempio, ho degli amici israeliani, non un'amicizia intensa, però si discute, e mi piace quando con un israeliano si può discutere apertamente, liberamente, senza che cosa? Senza, da una parte, il discorso prima del 48, quindi con il nazismo, la Shoah, perché se si mette quello sul piatto, allora qualsiasi ragionamento politico su un'entità statale non può più essere fatto, perché allora a quel punto ha ragione il popolo ebraico, non più israeliano. Ma quello che interessa a me è dire, oggi l'Europa, che è Occidente, e Israele, che è Occidente, sono d'accordo, come possono stare insieme se effettivamente questa cosa che ho detto io non voglio più toccare, che però pesa, perché sarà Occidente Israele, però è vittima dello stesso Occidente di cui fa parte, e per il futuro che ha davanti, che cos'è? È un rafforzamento dell'Iran, è un rafforzamento della Turchia, è un rafforzamento di tutti quei paesi per cui fino adesso Israele ha impedito che si sviluppassero. Perché? Non per questioni ideologiche, ma per questioni prettamente pratiche, perché la sopravvivenza di Israele è legata alla sua superiorità militare in quell'area. Cioè la guerra non è cercata per conquista, la guerra è cercata come autodifesa, e sono costantemente attacchi di risposta, attacchi preventivi, attacchi sulle centrali, l'impianto industriale della Siria, dell'Iraq. E se la distanza fosse stata inferiore avrebbero già attaccato l'Iran, ma non perché sono cattivi o perché sono ideologici, ma perché matita e penna alla mano stabiliscono che la sicurezza di Israele è legata alla sua superiorità militare, punto. Su questo non si può transigere. Quindi un partito di sinistra come fa a integrarsi in questo discorso quando oggettivamente il popolo palestinese non può essere preso e levato, ma non gli si può neanche permettere di essere, sto dicendo non moralmente, sto dicendo proprio strategicamente, non si può permettere di essere riconosciuto, protetto, moltiplicarsi e occupare spazi, perché se no, ti sto dicendo non moralmente, ma facciamo rispondere a questo discorso, è un discorso oggettivo. Facciamo rispondere i relatori. Allora, è arrivata una bella boccata di carne e quindi adesso dopo sul piatto banchetto, adesso che apparecchiamo, cerchiamo con un po' d'ordine. No, io ringrazio delle domande. No, la prendere sul serio. Stavo per dire, prendere sul serio. Cerchiamo di evitare. Allora, se la serata, guardate, abbiamo fatto la serata a Milano con l'ambasciatore di Israele, ci sono state domande di questo tenore, che è andata molto bene, l'ambasciatore ha risposto peraltro con grande franchezza e anche personalmente. Queste serate è arrivato il momento che si possa discutere di tutto. Io sono andato a Sarona da Roma, stamattina ho preso il treno alle 9.40 e ti assicuro che qua mi rispondo. Se è un romano non è qua. Perché proprio domani alle 30 la mia famiglia. Quindi diciamo lo prendo molto seriamente e il libro l'ho scritto per discutere. E quindi questo è lo spirito con cui. No, naturalmente, siccome è un tema particolare, in cui c'entra l'esistenza e le narrative, è molto complicato, quindi adesso con lei magari facciamo un po' più. Voi avete riassunto diciamo in due brevi interventi, anche molto sinceri e sentiti, tutta la terza parte del libro, che è il rapporto tra Israele e l'Occidente, e quindi diciamo è un lavoro che ho dato anni. Cerco però di isolare alcuni temi per non durare due ore e mezza. Allora, volevo dire, già quando ha parlato lei, per sgravare un po', almeno cercare di levare un po' di peso dalle spalle della sinistra israeliana e anche della nostra, della sinistra italiana, quando tu accennavi Lele e che è anche una risposta, poi vengo al primo intervento, la differenza tra l'amministrazione dell'82 e di Gaza, in realtà c'è anche una spiegazione, c'è anche una parabola della sinistra italiana, decadenza eccetera eccetera, c'è anche una stanchezza del processo di pace, anzi quello che io dico, una sua morte dopo 20 anni, morte naturale,
Però c'è anche una differenza tra le due guerre, cioè, e io ne parlo nel libro con accenti, diciamo, anche analiticamente duri. La guerra in Libano dell'82, l'intervento in Libano 82 di Sharon, poi parliamo anche del secondo Sharon, però fu una delle, anzi credo la sola guerra di Israele per scelta. Ricordate l'intervento in Iraq, la differenza tra guerra di necessità e guerra per scelta? Fu l'unica guerra di Israele non per difesa ma per scelta. E finì in una catastrofe. Sharon aveva il disegno di un grande Libano, sostanzialmente ministro prima dell'agricoltura e poi della difesa, diciamo, però il motore politico dell'impresa era Ariel Sharon, sostanzialmente diceva per risolvere la questione palestinese, diciamo, adesso facciamo un'operazione in Libano parliamo con i maroniti, lo facciamo attraverso i maroniti, per parlare con i maroniti lo facciamo attraverso la falange. E la falange rappresenta i maroniti rappresentano la maggioranza in Libano. In realtà fu tutto sballato perché la falange rappresentava tutti i maroniti, c'era la guerra intestina, adesso per entrare un po' nel dettaglio. E i maroniti hanno perso in realtà peso demografico rispetto ai cristiani e rispetto a poi quello che sarebbe stato poi sbollarci allora della Maglia Bori, quindi fu tutto sballato e fu finì un disastro politico e anche umanitario. Però segnalo anche che c'è una commissione d'inchiesta di Israele, cioè mentre c'è una commissione d'inchiesta e c'erano delle dimissioni, nonostante le sue responsabilità furono accettate come indirette ma politiche, ci fu e poi ci fu una manifestazione di, diceva Vele, per quello ci fu una manifestazione di 500.000 israeliani, significa un israeliano su 10 fu presente alla manifestazione, come se ci fosse a Roma, in Italia, 6 milioni di persone a Roma, quindi una cosa mai vista. Dimostra anche la vitalità di una democrazia e di un popolo e delle coscienze e degli scrittori che si iscriveranno anche in Italia, il giornalismo italiano, ne parlo nel libro. Quindi ci fu una forte resistenza anche morale rispetto alle terribili scene del genocidio effettuate dai falangisti di Sabra e Shatila. Le manifestazioni a Gaza furono molto ridotte alla sinistra pacifista, anche perché, mi permette di dire, in realtà invece le manifestazioni, sia quella di Piombo Fuso che quella ultima di Gaza, sono state guerre di necessità, cioè di difesa e di risposta a attacchi. Se parliamo dell'ultima, ma lo stesso vale per Piombo Fuso, io l'ho scritto sul giornale in maniera aperta, ne scrivo per l'editoriale per il Mattino e il Messaggero, quindi diciamo l'ho scritto per Piombo Fuso, l'ho ripetuto per Gaza anche alla radio, non ho nessuna difficoltà a dirlo. Furono esposte a attacchi missilistici di Hamas per quanto riguarda l'ultimo intervento a Gaza, tunnel che sbucavano nel territorio di Israele proprio, non territori occupati, quindi una risposta di difesa. Poi si può discutere se la difesa sia stata proporzionata o meno, dopodiché la necessità di difesa c'è, quindi sono guerre molto diverse. E badate bene che su questo tema la sinistra è molto difficile, l'ho visto come analista, discutere anche sui social network in particolare, discutere di queste cose. Perché quando si parla di Gaza, in realtà alla sinistra radicale, non dico voi, dico in genere, su una parte sociale, ma no, appunto, quando si parla di Gaza in questi termini, escludevo il pubblico presente, in realtà non si parla, a quelli che discutono in questo modo non interessano le cause, perché non interessano gli abitanti di Gaza, non interessa il destino palestinesi e si parla essenzialmente di come si vede il mondo, quindi di se stessi, è un dibattito tutto politico interno. Questo per quanto riguarda la differenza tra quindi le differenti manifestazioni spiegano anche perché una guerra di scelta, una di necessità. Fra l'altro aggiungo quando Sharon cambiò, e nel libro è discusso per il libro a Gaza e tutti i motivi per cui questo avvenne, la sinistra italiana non capì più niente, cioè non so se avete visto quando è morto Sharon all'inizio dell'anno dopo anni di coma, come la sinistra italiana era legata ancora a quell'immagine Sharon, che è del tutto diversa da quella di chi
ha rotto per la prima, ha spaccato la destra, ha lasciato la terra libera da colonie che prima c'erano del tutto, perché Gaza non c'è più un colon ebreo, ha combattuto duramente con l'esercito perché questo avvenisse, ci sono scontri terribili, e come si concilia questo con lo scenario ancora fondario? La sinistra, che non sempre non sa analizzare la situazione, si è ridotta al silenzio e quindi non ha saputo come definirlo lo Sharon. Questo è uno dei paradossi. Voglio dire brevissimamente alcuni tre punti perché non voglio imitare i nodi. Per quanto riguarda la Shoah, mi dispiace, ma nel libro spiego perché, quindi ci sarà motivo. Non è possibile fare l'operazione dopo il 48, perché lo Stato di Israele, ma è un problema anche per Israele, e non solo per chi ha avuto dei familiari sopravvissuti o sterminati durante l'esterminio, ma per la storia collettiva e politica di questo continente e di Israele, che spiega i rapporti strettissimi ma ambivalenti di Israele e dell'Europa con l'Europa, perché l'Europa è stata la madre ma anche la matrigna del popolo ebraico. Quindi il rapporto, quando insomma noi europei, quando parliamo con Israele e con gli israeliani e con l'ebraismo, dobbiamo stare attenti, perché le parole sì sono quello che sono il significante, ma sono anche il significato, cioè o contrario, cioè, sono il significato ma anche il significante, cioè l'universo, mondo di senso che si muove attorno. Se c'è stato quello che c'è stato 70 anni fa, come dire, un po' di suscettibilità io la posso capire e credo si giustifichi, e la Shoah non si può evitare. Ma vada bene segnalo come punto critico il rapporto lasciato tra l'altro a cena, dicevamo che qui come in Italia si sia fatti i conti fino a un certo punto con questo lascito. È stato un problema anche per gli israeliani, perché Israele nasce come Stato nuovo, che crea un uomo forte e che pensa al suo della terra, allo scudo della fronte, l'uomo socialista. Quando arrivarono i primi sopravvissuti ci fu un paradosso terribile in Israele, lo racconto, lo accenno nel libro, il libro non è sulla Shoah, c'è un capitolo, in cui praticamente i poveri sopravvissuti, l'acedi, che ce l'avevano fatta a superare anche il blocco britannico, a lasciare l'Europa matrigna, arrivare in Israele, si vedono marginalizzati dai sionisti, alla Ben Gurion e dai laburisti, che trovavano scomodo incasellare questi uomini laceri, queste vittime, e spiegare come fosse possibile una cosa del genere al popolo ebraico, con l'immagine del pioniere vincente, militarista, capace di difendersi. Per anni sono stati silenti, per anni hanno sentito parlare tedesco e sono stati marginalizzati due volte, una seconda volta. Quindi il rapporto con la Shoah è difficile per noi, ma è difficile anche per Israele e per gli israeliani. Ed è una cosa con cui non si può eliminare, perché come racconta nel libro, la cosa si sbloccò quando apparve nel secondo dopoguerra, immediatamente dopo nel dopoguerra, i caratteri dell'enormità di quello che era successo in Europa. A quel punto non era più possibile trattare il sionismo con i caratteri pre-anteguerra, cioè il mandato, l'immigrazione, l'imitazione, era impossibile. Ma davvero, ma com'era possibile impedire la nascita a un popolo, a uno Stato, a un popolo così martoriato? Con questo, quindi diciamo, una foto alla Shoah, poi forse abbiamo una canzone molto giro. Volevo accennare un'altra cosa, il primo intervento segnalava uno, secondo me, dei difetti, non voglio essere più morbido, si rifaceva a un universo nel quale io, di cui parlo nel libro, cioè uno dei difetti che io trovo nella cultura politica della sinistra, comunista, da cui peraltro vengo, cioè il formalismo giuridico, ve la dico in sintesi. Quando secondo me sono deboli le categorie di analisi e di interpretazione della realtà e non si sa bene che dire, la sinistra italiana, la sinistra si è sempre fatta forza del formalismo giuridico come interpretazione del mondo. In realtà la vera tradizione della sinistra è la potenza della politica, cioè al di là del formalismo giuridico che pure esiste ed è una delle categorie, ma è sempre stato i conservatori che hanno fatto della legge, della parola scritta, intangibile, immutabile, la categoria con cui guardare la realtà. Faccio un esempio. Nel 1976 ci fu il sequestro di un comando palestinese di un aereo
belga, mi pare che fosse belga, o Franza forse, scusami, comunque lo descrivo in libro, che fu dirottato e fu atterrò ad Entebbe a un certo punto, nell'Uganda di Idi Amin. Era pieno di ebrei e di israeliani. Guardate bene che a un certo punto il comando palestinese fece la cosiddetta selezia, cioè quella che avveniva nei campi di concentramento, cioè lasciò andare tutti gli ostaggi, ma trattenne non solo gli israeliani, ma anche gli ebrei, gli americani. Quindi fu, diciamo, questa cosa, se ne parla in libri di storia, però c'è nel libro, a un certo punto convinse Peres e Rabin, che erano ministri di diversi portafogli in quel momento, Rabin credo fosse primo ministro, se non mi sbaglio, dopo Golda Meir, dopo la guerra di Kippur, e convinse Rabin a intervenire, a dare via l'intervento delle forze dei Sayeret Matkal, delle forze speciali, dei cursori della marina, non della marina, dell'esercito, israeliani, feste di cuoio, nonostante fosse un raid proibitivo dal punto di vista tecniche di allora, perché erano migliaia di chilometri, non c'erano i fornimenti in volo, c'era tutta una serie di... perché era avvenuta una selezia, cioè si era, ritorno in tema alla Shoah, si era selezionato i passeggeri sulla base etnica come ebrei. L'intervento è un grandissimo successo, anche perché questa è una parte, diciamo, divertente, interessante del libro, se almeno così è stata citata, perché prima di dare via l'intervento ci fu il generale Chaim Bar Levi, che conosceva personalmente Idi Amin, che intervenne. Durante tutti questi tentativi di non fare l'intervento, gli incursori si esercitarono su un modellino dell'aeroporto di Uganda, di Idi Amin, perché era stato costruito dagli israeliani, che avevano una tradizione di grande cooperazione con il terzo mondo, di grande apertura alla socialista, e quindi una ditta israeliana l'aveva costruito. Insomma, a un certo punto la squadra ci fu questo l'inosabile fu usato, arrivarono lì gli incursori e ci furono alcuni morti, perché quando entrarono nell'aeroporto, nell'aereo, gli incursori in ebraico visto tutti a terra, probabilmente uno degli ostaggi non sapeva l'ebraico, anche se era ebreo, e quindi si alzò e fu ucciso insieme ai dirottatori. Avevano anche preso, fatto un finto corteo per entrare nell'hangar dove erano con i diamine, c'era già un corpaccione, un attore che sarà vestito di nero, sarà messo il nero in faccia, con la Idi Amin, che era piuttosto corpulento, sarà vestito di Amin con una finta limousine, eccetera, eccetera, insomma, cose romanzesche. A un certo punto purtroppo muore il capo degli incursori israeliani, che è il fratello di Benjamin Netanyahu, Yoni Netanyahu, da cui nasce l'antiterrorismo morale di Netanyahu, ma questo è tutto raccontato nel libro, di non mi parlo. Ma questo per dire che cosa? Poi prendono, salvo tutti gli ostaggi, con questo morto, io di Netanyahu, il colonnello di Sayeret Matkal, e arriva in Israele grande festa, orgoglio nazionale, del tutto legittimo. La sinistra italiana cosa fa? L'Unità scrive: è stata violata l'integrità di uno Stato sovrano. Allora lì è il formalismo giuridico. Cioè, da una parte si mette la legge astratta, sì, sta pure violata la sovranità di uno Stato, ma chi se ne frega, di fronte a una selezione, a un comando di terroristi, a un'operazione di questo genere, mi pare che non saper che dire, finire il formalismo è uno dei tipici drammi della cultura politica della sinistra, quando non sa che dire. Quindi, per quanto riguarda le risoluzioni dell'ONU, e naturalmente è vero che Israele non è ampio da alcune parti, ma la politica è quello che interessa. Guardiamo, sappiamo fare la pace, sappiamo aiutare le forze della pace che ci sono in Israele, no? Così come sappiamo isolare quelli che nel campo palestinese non ci sono, a quello bisogna pensare piuttosto che alle soluzioni dell'ONU. Questo è il punto. Pensate un attimo. Facciamo intervenire anche io volevo rispondere al signor Di Giacomo. Intanto abbiamo il film, quindi per fortuna possiamo controllare, non so dove lei abbia colto che
citazione, lei cita un sito senza se e senza ma, non lo conosco, quindi se poi ci fosse perso il piacere, ci vada lei, siccome lei non cita, è che deve dirci di che cosa parla, io non lo conosco, io non sono associato di... con i topi, io... No, faccio due precisazioni perché parlando delle mie posizioni ha citato due cose che non mi appartengono, solo per chiarezza. Guardi, io ho una posizione storica che non ho mai cambiato di un millimetro nella mia vita. Lì, tra i tre palestinesi, non ci sarà la pace finché non ci sarà uno Stato palestinese democratico che abbia il suo territorio autonomo, autogestito e che sorga accanto allo Stato di Israele. E nero, sono sempre stato favorevole alla formula che appunto si utilizzò negli incontri, negli accordi di pace di Oslo 1, Oslo 2, fino all'ultimo incontro, diciamo, della fine della presidenza Clinton tra Barack e Arafat, quindi territorio in cambio di pace e in cambio di sicurezza. Personalmente non vedo altra soluzione. Ovviamente io parto da un principio che non so dire se qui dentro tutti condividiamo, ma io penso che i due diritti siano inalienabili e che se uno dei due non vivesse, uno dei due diritti di questi due popoli del loro Stato, l'altro non sarà mai compiuto. Israele non sarà mai in pace compiutamente se il diritto del popolo palestinese a vedere edificato il suo Stato non sarà realizzato. E altrettanto io penso che non vedremo compiuto purtroppo il diritto, secondo me, inalienabile del popolo palestinese ad avere un proprio Stato finché non avremo trovato il modo in un accordo, avranno, perché poi sono i due popoli che devono trovare l'accordo, un accordo in cui ciò avvenga nella cornice di un sistema di sicurezza per lo Stato di Israele. In questi anni ci sono stati molti errori, secondo me molti errori dei governi di Israele, alcuni dei quali sono quelli che riguardano anche, io penso l'errore principale sia la questione dei territori occupati, quindi in questo sicuramente rientrano alcune delle, devono aver risposto a alcune delle deliberazioni delle Nazioni Unite, e ci sono stati secondo me molti errori da parte dei palestinesi. Però vede, anche di fronte ai più grandi errori della storia, io le vorrei ricordare, ma lei lo saprà sicuramente meglio di me, quando dopo gli accordi di Oslo 1 e anche Oslo 2 inizia la fase B del possesso di autonomia di territori all'interno della Cisgiordania e di Gaza, ricordiamoci, e ha fatto fare ritorno per la prima volta in Cisgiordania dopo anni e anni di esilio passati prima dal Libano e poi da Tunisi, Arafat porta a casa la firma di questi accordi con Rabin, e se lei ricorda bene quei filmati, Arafat viene osannato dal popolo palestinese per aver riportato in dono al popolo palestinese finalmente la speranza e la possibilità di una pace che si concretizzava nel fatto che i palestinesi vedevano che iniziavano a arretrare le forze militari israeliane. E ricordando, cioè, noi ci ricordiamo di Sharon, l'uscita definitiva da casa, ma vi ricorderete l'abbandono di una parte degli insediamenti già in quelle trattative, e quindi i palestinesi vedono che la firma del trattato con gli israeliani, con quella parte israeliana che era rappresentata in quel momento dal governo laburista di Peres e di Rabin, porta con sé degli atti concreti. Io ho tradotto questo, quello che diceva adesso, il senso delle parole di Fabio Nicolucci, quando lui dice: certo che esiste, è necessario che della storia si ricordino gli errori, i torti, le ragioni, le colpe, le responsabilità, ma è anche necessario ricordarsi che poi, se tu riesci a risolvere il nodo principale che ti rimane, che è quello scritto all'inizio, cioè che è quello che il popolo abbia uno Stato, che quell'altro popolo possa vivere in sicurezza, cioè, i più grandi portatori di pace, secondo me, sul campo, nel campo israeliano e nel campo palestinese, sono quelli che hanno detto ad un certo punto, come sul prato della Casa Bianca a Washington, hanno detto: qui ci stringiamo la mano. Io sono stato uno che ha cercato di uccidere più israeliani che potevo, io sono stato uno, generale israeliano, che ho cercato di combattere gli arabi e i palestinesi nelle guerre che ho fatto, adesso ci stringiamo la mano. Quando lei parla, lei ha parlato giustamente di un episodio terribile, quello di Sabra e Shatila, dove secondo me con un ruolo non soggettivo degli israeliani, ma questo a me non basta, lì fu compiuta una strage
dai maroniti, e gli israeliani erano certamente fuori da quei campi. E io come posso dimenticare che dopo l'assassinio di Rabin per mano israeliana, quando Peres avrebbe potuto continuare con la politica, lei ricorderà che dopo l'assassinio di Rabin ci furono ancora le trattative di Tava, il primo pezzo delle trattative di Tava, Peres cercò di portare avanti il piano di pace di Rabin e fece quella scelta purtroppo sbagliata di mandare le elezioni subito, aspettò qualche mese. In quei mesi in cui il 60-70% degli israeliani ancora andava dietro, anche sull'onda dell'emozione dell'assassinio di Rabin, andava dietro Peres sperando nella pace, le strade di Israele si riempirono di sangue per la scelta scellerata dei terroristi palestinesi, scellerata non solo dal punto di vista umano, perché chiunque uccide dell'innocente, mi scusi, io l'ho ascoltata, lei adesso ascolta me, mi scusi, mi faccia finire e poi le farò la domanda. In quei mesi le strade di Israele furono riempite da un mare di sangue, di scellerati e scientifici attentati terroristici contro i ragazzi israeliani, ricorderà l'attentato alla discoteca dell'Aquario di Tel Aviv. In quei mesi Peres avrebbe potuto rivincere le elezioni che perse, andò al governo Netanyahu. E purtroppo le strade di questa pace che non è arrivata sono lastricate di errori e di colpe terribili da entrambe le parti. Però se noi rimettiamo al centro sempre l'obiettivo principale, io glielo ho detto quello il mio, Israele lascia i territori occupati, in quei territori nasce lo Stato palestinese, senza, come dire, lo possiamo fare una discussione storica, perché io sono cosciente degli errori, che sono sempre stato molto critico verso i governi di Israele che non sono andati nella direzione della pace, anche riconoscendo i loro errori, sono capace anche di riconoscere gli errori dall'altra parte, quando dall'altra parte sono stati gli errori. A questo, che diciamo è la parte storica del conflitto israelo-palestinese, però io dopo ho aggiunto un'altra questione che mi pare poi sia stata in parte citata, Fabio ha citato. Oltre a questo conflitto, la cui soluzione a me pare evidente, cioè finché non ci sarà uno Stato palestinese, finché Israele lascerà quei territori, secondo me la pace non ci sarà. Ci sono altri conflitti che si sono aggiunti nel quadrante medio-orientale vasto, diciamo, dall'Iran, che dobbiamo dirci, ma non c'entrano nulla con la vicenda palestinese, nulla, proprio nulla. Tanto è vero che, io l'ho citato, il conflitto tra Israele e Hezbollah non hanno una rivendicazione territoriale nel confronto di Israele, se non le fattorie di Sheba, che sono 2,2 km quadrati. L'Iran non ha una rivendicazione territoriale nel confronto di Israele, non è che, come i palestinesi dicono, uscite dai territori del 67, quella è casa nostra, fateci tornare a casa nostra. Addirittura io citerei, ma poi qui la questione è un po' più complicata, visto che ci siamo arrivati alla storia degli anni 90 di Oslo 1, Oslo 2, Tava e Camp David, anche la vicenda di Hamas all'interno del movimento palestinese è molto diversa da quella del movimento di liberazione nazionale di Arafat e di quello che oggi è il governo dell'autorità palestinese. Peraltro vorrei che non ci dimenticassimo che all'indomani di elezioni, diciamo, di libera scelta democratica dei palestinesi che videro una vittoria di Hamas nel territorio di Gaza, io vorrei ricordare la guerra civile che c'è stata a Gaza con 400 dirigenti dell'LP assassinati da quelli di Hamas per liberare perlomeno il territorio di Gaza dai dirigenti di Hamas. Quindi io non contesto quello che lei dice, perché per quello che riguarda le vicende delle deliberazioni dell'ONU, a partire da quella del 1947 che divise quel territorio in due assegnando una parte del territorio di Israele e l'altra palestinese, come lei sa, comprese quelle che lei ha detto, le deliberazioni dell'ONU non sono mai state o da una parte o dall'altra sicuramente confermate. Ma io penso che se noi manteniamo vivo la focalizzazione della nostra analisi sul cuore del problema, noi possiamo riuscire, come fecero in quell'epoca che ci diede molta speranza la FAT e Rabin, a superare, diciamo, le differenze e le colpe su uno dei due versanti degli anni precedenti, perché altrimenti se noi perdiamo di vista l'obiettivo e lo scopo del dialogo è solo elencare gli errori dell'altro, e purtroppo gli errori continueranno. Io non lo penso.